Siamo con il presidente del consiglio Beniamino Boscolo Capon, perché ieri c'è stata la seduta del consiglio comunale con degli provvedimenti molto importanti, tra cui la nona variazione di bilancio, il regolamento di contabilità. Ne parliamo appunto con lui. Come è andata la seduta? Sì, è stata la decima variazione di bilancio, ma effettivamente c'era anche una ratifica di consiglio per quanto riguarda la nona variazione di bilancio, che è stata presentata d'urgenza il 25 di ottobre perché avevamo dei finanziamenti che lo Stato dava al Comune di Chioggia per il parcheggio dell'Isola dell'Unione per l'aumento dei costi, mentre la decima variazione di bilancio è stata tutta orientata a 1.800.000 euro di variazione relativamente a dei contributi sull'aumento delle bollette che ha avuto il Comune, quindi circa 550.000 euro, l'adeguamento di quello che era il contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti pubblici, una serie di spostamenti di bilancio per quanto riguarda i capitoli dei lavori pubblici, e mi riferisco in particolar modo sulla pavimentazione dell'Usenzo lato sottomarina per quanto riguarda un intervento importante di sistemazione della strada, piuttosto che l'affrescamento del mercato ittico e così via. Poi abbiamo avuto l'approvazione del regolamento di contabilità per quanto riguarda l'ente, e quindi anche lì c'è stata molta discussione degli emendamenti presentati ed è stato approvato, insomma, tutto il provvedimento è stato lineare come consiglio comunale. Grazie.